Grazie Presidente. Io credo che dopo quello che avete combinato in Europa, probabilmente l'unica riforma costituzionale che potete proporre è la seguente. Ditemi se vi piace. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene alla Cancelleria di Berlino che la esercita imponendo un nuovo patto di stabilità. Perché vede, Presidente, le immagini in politica valgono più di tanti discorsi che facciamo qui dentro. Il nuovo assetto delle regole economiche europee che incideranno nella carne viva degli italiani sono state scritte in Germania e sono state comunicate da un ministro tedesco e da un ministro francese che vi hanno fatto la semplice cortesia di informarvi. E dopo voi vi siete apprestati subito a dire un signor sì signore. Tanta è stata la vostra inconsistenza che le prime critiche vi sono arrivate proprio da quei mondi in cui speravate di accreditarvi. Il Financial Times cita: con il nuovo patto portato in Italia e votato da voi, il calo della spesa pubblica è destinato il prossimo anno a frenare la crescita economica dell'Eurozona, mentre questa entra in un'era di restrizione di bilancio. Francesco Giavazzi, ex consigliere economico di Mario Draghi, quello che vi guardate bene dal nominare, una volta che l'avete nominato gli avete anche chiesto scusa, vi bastona così. Questo patto che avete portato in Italia voi, avete votato voi, è un compromesso politico di bassa portata. Le regole sulla riduzione del deficit e debito sono procicliche. L'Italia non si è quasi sentita. Io toglierei il quasi. Avete superato anche in austerità il vostro nuovo guru Mario Monti, che vi ricorda che il patto di stabilità che avete accettato da poco dà poco spazio agli investimenti pubblici. E poi basta i commenti e arrivano le analisi tecniche, quelle ancora più dure. L'Istituto Bruegel, uno dei più influenti think tanks europei, dice che l'Italia è il paese destinato all'aggiustamento più grave dei conti, con tagli e nuove tasse per 12 miliardi all'anno nei prossimi 7 anni. Questa schifezza l'avete portata in Italia e votata voi. Vedete, il dramma vero, secondo me, del governo Meloni, che è confermato in tutti gli articoli, in tutti i passaggi di questa manovra di bilancio, che è stata criticata sia dal mondo produttivo che dalle rappresentanze sociali, che non ha una visione, non ha uno straccio di progetto per il Paese. Cosa che vi piaccia o no, il Movimento 5 Stelle ha, perché nei governi Conte 1 e Conte 2 abbiamo espresso una politica per il Paese che coniugava protezione e giustizia sociale, dignità del lavoro, transizione ecologica, innovazione e politiche espansive orientate agli investimenti, che sono proprio le cose di cui questo Paese necessita ancora per rimanere competitivo. E da lì sono nati Transizione 4.0 per l'ammodernamento delle nostre imprese, il decreto dignità per contrastare il precariato, che è una piaga del nostro Paese, l'anticorruzione più all'avanguardia d'Europa, questo lo dicevano gli organismi internazionali, cosa che vi state ovviamente apprestando a smontare, sia mai che in questo Paese qualcuno faccia qualcosa contro la corruzione, le comunità energetiche, il reddito di cittadinanza e l'ambizione di approvare, nonostante voi, un salario minimo.